Allora, questa è una falesia, anzi, per meglio dire una paleofalesia, in quanto non è più interessata dall'azione diretta del mare, che delimita il terrazzo costiero antico, uno dei terrazzi costieri che, diciamo, interessa il territorio di Casamicciola. La falesia è già comunque mappata nella cartografia del PAI, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, come area a rischio frana, perché per la sua conformazione morfologica, quindi per la sua subverticalità, è, diciamo, un'area comunque a rischio frana, a pericolosità da frana. E quindi era, infatti, tanto è vero che erano già sono state fatte lungo tutto il percorso delle opere di mitigazione del rischio. Le reti sono state fatte, diciamo, prima, proprio per mitigare il rischio, e poi era già attenzionato il muro, in quanto già dava segni di cedimento. Infatti c'erano già i gersi a terra, si vedeva per chi passava che il muro aveva già, diciamo, aveva delle, era spanciato, quindi comunque era già in una situazione di equilibrio precario. Questo è un muro vecchio, un muro antico che comunque, diciamo, reggeva questo costone. In alcune zone il muro regge ancora. Infatti se noi proseguiamo verso Casamicciola vediamo che c'è comunque il muraglio, ci sono dei muraglioni che sono in buone condizioni di manutenzione, insomma in buono stato. Invece in questo caso il muro si vedeva che aveva ceduto e quindi sicuramente era già stato attenzionato, altrimenti non si spiegherebbe poi l'apposizionamento dei gersi sotto. Quindi le cause del crollo sono sicuramente da collegare alle intense piogge che sono avvenute nei giorni precedenti, che sono andate a saturare questo terreno, che di sua natura già è una situazione, cioè già è instabile, perché non è in equilibrio con i normali angoli di scarpa che dovrebbe avere. Cioè è una frana tipicamente di crollo di detrito legato all'imbibizione a causa, insomma, delle acque, che poi è andato a interessare quindi questa parte del muro, ma sarebbe magari anche potuto capitare a prescindere dalla presenza del muro. Secondo me non è possibile fare un intervento di messa in sicurezza definitiva. Qualunque intervento che venga fatto è sempre un intervento di mitigazione del rischio, perché, come le dicevo prima, si tratta comunque di situazioni di versante, quindi sono dei versanti subverticali che per loro natura sono instabili. Quindi qualunque intervento si voglia fare, sicuramente si andrà a fare probabilmente con delle reti chiodate, perché sono gli interventi che normalmente si utilizzano adesso sul nostro territorio, sono interventi che hanno comunque una valenza soprattutto di mitigazione e che poi vanno attenzionati nel tempo, perché non basta semplicemente mettere reti e chiodi e poi lasciare là l'intervento, perché comunque le reti col tempo tendono a spanciarsi alla base e quindi vanno attenzionate, cioè vanno pulite.